tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, questo sarà un video in collaborazione con una mia amica. Il suo canale si chiama Lara Vanilla, vi lascerò poi il link in descrizione. E abbiamo deciso di fare questo video per fare un confronto tra le nostre due monte. Infatti lei fa monta americana e io faccio monta inglese, come ben sapete. Allora, siccome ultimamente su TikTok arrivano domande su domande su domande di ogni tipo, soprattutto a lei, allora abbiamo deciso di fare un video appunto in collaborazione per provare a rispondere a queste domande e mettere a confronto queste due monte per, diciamo, chiarire una volta per tutte che chi ama ad andare a cavallo, a chi piace andare a cavallo, non importa la disciplina che fa. Allora, io adesso ho qui il mio telefono con 12 domande a cui risponderò. Lei ha già fatto il suo video, l'ha già caricato, e io sono un po' in ritardo, ma sto rimediando. E cominciamo subito con le domande. Allora, domanda numero 1. Secondo te qual è la monta più facile delle due? Allora, non credo che ci sia una monta più facile. Credo che l'andare a cavallo in generale sia abbastanza complicato, qualsiasi monta tu decidi di intraprendere. Perché comunque avere a che fare con un animale di 500-600 kg, insomma quello che è, non è facile. È comunque un essere vivente, senziente, con la sua testa, e quindi è da tenere in considerazione questa cosa. Ogni disciplina ha i suoi pro, i suoi contro, le sue cose facili e le sue cose difficili, ma sicuramente non si può pensare di salire in sella e dire: oh, questa disciplina è sicuramente più facile dell'altra. No, perché ricordatevi che anche solamente andare in passeggiata è difficile. Non immaginate di poter salire su un cavallo e andare in passeggiata e trovare tutto facile, tutto bello, tutto semplice. Assolutamente no. Poi andiamo avanti, seconda domanda. Nella monta inglese c'è il contatto con la bocca? Sì. Al contrario della monta americana, e se andate a vedere il video della mia amica, lei vi spiegherà, nella monta inglese noi dobbiamo sempre avere il contatto con la bocca, ma alt, contatto con la bocca non significa spaccare la bocca o rimanere appesi. Contatto con la bocca significa avere quel cioè come se voi fosse sempre appunto in contatto con il vostro cavallo, con il vostro animale, in maniera delicata. E fine, ovviamente, se tirate troppo ve ne accorgete, il cavallo magari si nervosisce, si schiaccia le orecchie, avrà degli atteggiamenti per farvi capire che state sbagliando. Quindi contatto con la bocca non significa tirare. Allora, facciamo anche un'altra premessa: io non sono un'istruttrice, mi baso ovviamente su tutta la mia esperienza passata e su tutto quello che mi hanno sempre detto e su quello che a volte mi dicono ancora. Quindi mi raccomando, contatto ok, ma non spaccare la bocca, soprattutto se avete un'imboccatura un po' pesante, come potrebbe essere un morso. Se avete un morso, state veramente attenti. Questo non significa che col filetto potete spaccare o tirare come se niente fosse, perché anche un filetto può creare dei grossi danni, come anche una di quelle testiere senza l'imboccatura che vanno a fare le pressioni sul naso. Non è che perché voi non avete l'imboccatura allora potete tirare come dei dannati, perché potrete andare a creare problemi, soprattutto se fanno pressioni sul naso, potete andare a creare problemi a livello respiratorio. Quindi qualsiasi cosa voi stiate utilizzando, mi raccomando, state attenti. E comunque, ripeto, nella monta inglese noi abbiamo contatto con la bocca del cavallo, sempre diretto. Poi, nella terza domanda, nella monta inglese i cavalli come si fermano? Con l'assetto o prendendo contatto con le redini? Anche qui, allora, col fatto che noi abbiamo sempre il contatto con la redine, ovviamente
non è che per fermarlo voi dovete fare così, dargli uno strattone e il cavallo si ferma. Ci deve essere contatto, ma nello stesso tempo dovete essere delicati. Al contrario della monta americana, come vi spiegherà Lara, loro si fermano prevalentemente con l'assetto e con la voce. Noi nella monta inglese non abbiamo prevalentemente questa cosa, noi ci fermiamo tirando leggermente le redini. Poi ovviamente ci sono cavalli e cavalli, io parlo per la mia esperienza personale, il fili si ferma anche semplicemente con un semplice oh oh, perché gliel'ho insegnato. Quindi a volte a me basta anche avere le redini lunghe, magari al passo, oppure le redini un po' più lunghe al trotto per la distensione del collo, mi basta fare un verso con la voce e il mio cavallo si ferma. Però, ripeto, tendenzialmente il contatto anche qua ci deve sempre essere. Poi, andando avanti, quarta domanda. A quanti anni viene domato il cavallo nella vostra monta? Allora, sicuramente all'età di un anno al cavallo, al puledro, vengono insegnate cose come indossare la capezza, magari imparare a stare con la corda, in modo tale proprio i primi approcci con l'essere umano, ecco, chiamiamolo così, e qualche lavoro da terra nei primi anni di vita. Poi gli allevatori reputano il cavallo nella monta inglese pronto per diciamo debuttare già all'età di 4-5 anni. Infatti nei concorsi ci sono le categorie di 4-5 anni, proprio perché ormai i cavalli risultano pronti, però non prima dei 4-5 anni. Questo per quanto riguarda tipo salto ostacoli, cose del genere. Per quanto invece riguarda per esempio il mondo dell'ippica o il galoppo, già a 2 anni i cavalli debuttano. Poi, quinta domanda: quante discipline sono presenti nella vostra monta? Allora, siccome ce ne sono tante, mi sono fatta uno schemino qui in questo quaderno e ora ve le spiegherò. Allora, salto, ovviamente salto ostacoli, quello che bene o male tutti conosciamo, quindi percorso di salto ostacoli sia indoor e outdoor. Poi dressage. Che cos'è il dressage? Quello che viene volgarmente chiamato far ballare i cavalli. In realtà sono dei movimenti geometrici che vengono strutturati in un rettangolo per andare a creare una coreografia. Andando avanti, cross country. È una prova di velocità su un terreno vasto con ostacoli che sono prevalentemente naturali, come possono essere dei fossati, dei tronchi abbattuti e via dicendo. Allora, ovviamente vi sto facendo una descrizione molto spiccia e molto rapida perché ce ne sono veramente tante, sennò il video diventa lunghissimo. Poi, completo. Il completo è una disciplina che ne racchiude a sua volta tre prove: quella di dressage, quella di salto ostacoli e quella di cross. Poi l'alta scuola. Per alta scuola, che tra l'altro ha delle radici molto antiche, si intende quella disciplina analoga al dressage che viene prevalentemente, cioè ha prevalentemente degli esercizi che vengono effettuati da terra. E se non avete mai visto degli esercizi di alta scuola, vi consiglio di vederli perché rispetto al dressage, almeno a mio parere, sono veramente uno spettacolo. Poi l'endurance è una disciplina di durata su vari terreni e su varie lunghezze. Poi il polo è uno sport a squadra con l'obiettivo di mandare la palla nella porta avversaria attraverso una mazza in bambù. Infatti chissà quanti cavalli si prendono mazzate sulle gambe. E infatti esistono le famose fasce da polo che sono quelle prevalentemente in pile. Poi l'hunter o caccia, la classica caccia alla volpe, che adesso non viene praticamente più effettuata con la caccia all'animale vero e proprio, ma tramite un panno imbevuto dell'odore per, tra virgolette, istigare i cani alla corsa, e viene e anche qui viene effettuato in campagna con la presenza di salto ostacoli o siepi. Poi l'ippica, che vabbè, corse all'ippodromo, ma coinvolge anche le corse
per esempio come i pali, quindi i pali tipo il palio di Siena o il palio di Asti. Poi l'horse ball, che anche questa è una disciplina a squadre e è tipo il canestro, cioè è tipo la palla canestro. Praticamente c'è una palla con attorno una rete e le varie squadre devono fare canestro nella squadra avversaria. Poi, infine le gare di attacchi. Le gare di attacchi si praticano ovviamente con le carrozze, anche queste hanno delle radici molto antiche come quelle di alta scuola, e si possono dividere in gare di dressage, in corsa ad ostacoli mobili, maratona oppure derby. Poi, e queste erano tutte le discipline che ci sono nella monta inglese. Ovviamente spero di non aver sbagliato nulla, nel caso scrivetemelo nei commenti. Poi, andando avanti, domanda numero 6. Differenza tra la sella inglese e la sella western. Allora, prima differenza enorme, sicuramente la dimensione. La sella inglese è molto 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 più piccola, e altra caratteristica fondamentale, la sella inglese non ha il famoso pomello. Perché? Perché comunque la sella americana, come vi spiegherà Lara, nasce per una monta da lavoro, per andare in giro per i campi, volgarmente parlando, a caccia di vitelli piuttosto che altri tipi di discipline, e quindi serviva una sella di un determinato tipo. Invece nella monta inglese la sella è più piccola, è più sicuramente più leggera e risulta più tra virgolette più elegante. Io parlo della mia sella personalmente, la mia è una Pessoa, e ci ho messo veramente tanto per riuscire a trovare una sella che fosse conforme alla schiena del mio cavallo, e è leggerissima, ha l'arcione in carbonio, si può sostituire, e ha il seggio con il gel ed è imbottita con la lana cardata. Ovviamente per trovare la sella giusta per il vostro cavallo non è che schioccate le dita e ce l'avete. La ricerca della sella deve essere un lavoro mirato, un lavoro importante, perché sennò potete andare a creare grossi problemi alla schiena del vostro cavallo. Detto questo, non ho molto da dire sulla sella inglese, se non che io la trovo comoda. Ho avuto modo anche di provare la sella americana, è sicuramente una struttura differente, cioè si struttura diversamente sulla schiena del cavallo, però la differenza sostanziale è che è sicuramente più piccola e più leggera, anche se comunque entrambe sono fatte per la salvaguardia della schiena del cavallo, su questo assolutamente non ci piove. Poi, domanda 7. I cavalli sono più tranquilli nella monta inglese o nella monta western? Allora, io personalmente ho avuto poco a che fare con i cavalli della monta americana, anzi probabilmente quasi nulla, però tutte le gare che ho visto, tutte le gare a cui ho partecipato, sicuramente i cavalli della monta inglese sono più carichi. Allora, ci sono razze a sangue freddo, e su questo non ci piove, tipo i tedesconi, quelli lì sono sicuramente a sangue più freddo, però hanno dei temperamenti diversi, e sicuramente l'addestramento che viene fatto a un cavallo della monta inglese è diverso rispetto a un cavallo della monta americana. Io non ho mai visto nei video che si trovano in giro cavalli da monta americana, e non parlo di persone che montano cavalli con la sella all'americana e che vanno in passeggiata, io parlo di persone che fanno gare, non ho mai visto cavalli all'americana sgroppare in campo. Poi vabbè, ci sono i casi, ovviamente le eccezioni, ma non ho mai visto scene del genere. Invece si vedono molto spesso e di frequente cavalli della monta inglese che sgroppano e tranquillamente anche durante una gara, quindi sicuramente sono tipologie di cavalli differenti.
su questo non ci piove. Poi ovviamente ci sono le eccezioni, ci sarà il cavallo più tra virgolette pazzo anche nella monta americana e il cavallo patata lessa nella monta inglese, e su questo penso che saremo tutti d'accordo. Poi domanda numero 8: hai mai provato a fare l'altra monta? Allora, in realtà no, ho montato la cavalla di Lara quando sono andata a trovarla, ma non si può dire che io abbia provato l'altra monta. Sono salita, ho fatto un paio di giri, ma non è provare l'altra monta. Ho iniziato con la monta, cioè ho iniziato con la sella all'americana per una questione di stabilità, almeno questo è quello che mi avevano detto nel maneggio in cui avevo cominciato, però si può dire che io abbia sempre fatto la monta inglese, anche perché c'è da dire che qui nella mia zona, anche se una persona volesse fare la monta americana, praticamente di maneggi quasi non ce ne sono, ce ne sarà, cioè almeno quando ho iniziato io ad andare a cavallo non ce n'erano, e quindi ho sempre fatto monta inglese, anche se devo dire che ho una passione per la monta americana, intesa quella che si vede nei film. L'idea proprio del cowboy, no? Che prende il cavallo e va a farsi delle galoppate bellissime, a prendere i vitelli, l'abbigliamento diciamo proprio country, con quelle camicie tutte bellissime ricamate che hanno nei film ambientati in Texas. Quindi nonostante io faccia la monta inglese, ho una passione per questa cosa. Questo non significa che io cambierei disciplina, significa semplicemente che nonostante io faccia la monta inglese, ho un interesse per questo ramo della monta americana, che alla fine è una cosa mia mentale, tra parentesi, però vabbè. Poi, domanda numero 9: i cavalli della vostra monta fino a quanti anni gareggiano? Allora, sicuramente dipende dalla prestanza fisica del cavallo. Di norma dovrebbero all'incirca gare grosse, io parlo di gare grosse, 15-16 anni, tipo per esempio nel salto ostacoli, però ovviamente poi dipende, perché ci sono cavalli che stanno meglio di me, che possono andare a fare gare grosse fino anche ai 17-18, 19 per dire, però ripeto, dipende tutto da come sta il cavallo e da tanti fattori ovviamente che io non posso conoscere, li saprà solamente il proprietario del cavallo. Per esempio invece nell'ippica, quindi nelle corse, un cavallo di 6 anni è già vecchio e quindi viene scartato subito a 6 anni. Se un cavallo un cavallo che ha fatto dei risultati, però a 6 anni viene considerato vecchio, perché comunque nelle corse sfruttano veramente tantissimi tendini e quindi di solito non proseguono oltre quell'età. Ci sono ovviamente le eccezioni, il Fili è una di quelle. Lui per esempio ha corso fino all'età di 8 anni, lo so per vie traverse, ma forse ve l'avevo già raccontato. Poi domanda 10: quali sono le gare più importanti della vostra monta? Allora, faccio una premessa, perché io non seguo praticamente nulla, quindi sono parecchio ignorante in materia, nel senso che so che ci sono determinate gare ma non ne conosco i nomi. Così a mente fredda mi viene in mente il Longines Global Champions Tour e Piazza di Siena. Per il resto in questo momento non me ne viene in mente nulla, anche perché ce ne sono talmente tanti in giro per il mondo, di vari global, di vari Longines, eccetera, che sinceramente non so darvi una risposta. Cioè, sinceramente non lo so, anche perché io stessa praticamente non li seguo. Poi vabbè, so che c'è il concorso di a Verona, però anche lì non l'ho mai guardato, non mi ha mai... cioè mi annoia, io mi annoio. Sembrerò strana, ma mi annoio a guardare troppo il salto ostacoli. Sono così, sono strana. Poi, domanda numero 11: trovi che sia giusto discriminare una monta diversa dalla tua? No. Che senso ha? Io mi chiedo,
Allora, a me può non piacere, per esempio, vi faccio un esempio pratico. Io non impazzisco per il dressage, ma proprio zero. Ma non vado in giro a discriminarlo, perché comunque io sono consapevole che la base buona e corretta dell'equitazione è il lavoro in piano. E se voi non avete un buon lavoro in piano, non riuscirete poi ad andare a fare correttamente tutto il resto. Poi, se mi parlate di dressage inteso proprio come le grandi gare, quello è un altro discorso. Però questo non significa doverlo andare a discriminare. E ultimamente ho visto tantissimi, tantissimi, tantissimi video discriminatori nei confronti della monta americana. E non riesco sinceramente a capire perché. E adesso mi attacco all'ultima domanda per rispondere al meglio, che infatti dice: tutti dicono che la monta western spacca i cavalli. Sei d'accordo con questa affermazione? No. Non sono d'accordo per una semplice cosa. Non è la monta americana che spacca i cavalli. No, perché i cavalli si spaccano anche nella monta inglese. Ho visto talmente tanti cavalli con i tendini rotti nella monta inglese che, cioè, non sono descrivibili. I cavalli si possono spaccare anche tramite una semplicissima passeggiata. Prendono un buco, ci mettono dentro male il piede, prendono una storta e il cavallo si rompe la gamba e tanti saluti. Il problema non è la monta che fate, il problema è come la fate. Ovviamente, come dice anche Lara, perché io il suo video l'ho già visto e sono pienamente d'accordo con lei, se spinnate tutti i giorni, se saltate tutti i giorni, non fa bene al vostro cavallo. Non gli fa bene sia a livello articolare, ma anche mentale. E io quello l'ho provato sulla mia pelle. Purtroppo, quello mentale l'ho provato sulla mia pelle. Il mio cavallo aveva la nausea di saltare. Ma questa è un'altra storia. Quindi, no, non sono d'accordo sul fatto che una monta piuttosto che un'altra spacchi i cavalli piuttosto di una o dell'altra. In qualsiasi disciplina possono succedere incidenti, in qualsiasi disciplina i cavalli si possono fare male. Bisogna stare attenti e ricordarsi che comunque sono animali. Niente, che dire, ho risposto a tutte le 12 domande, non so quanto durerà il video, ma come al solito io non ho il dono della sintesi, voi ormai lo sapete. E sono contentissima di aver fatto questo video in collaborazione con la mia amica, ne stavamo già parlando da tanto tempo, finalmente ci sono riuscita. Cioè, ci siamo riuscite. E io ripeto, iscrivetevi al suo canale Lara Vanilla, ma poi appunto vi lascerò il link in descrizione nell'info box. Iscrivetevi anche al mio canale, iscrivetevi a tutti i miei social, attivate la campanellina per ricevere le informazioni di quando pubblico qualche video nuovo. E per ora vi mando un grosso bacione come sempre e al prossimo video. Ciao!